Allora, signori, buonasera a tutti. Intanto che vedo che si stanno collegando anche gli altri. Oh, con che velocità! Allora, benvenuti a tutti in questo nuovo format di quelli che sono dei focus webinar su alcuni argomenti che poi dopo noi abbiamo selezionato, ma perché no, se avete dei suggerimenti anche voi, magari alla fine da darci su quali possono essere gli argomenti che vi interessano. Sono sempre, sempre benvenuti. Allora, di che cosa parliamo oggi? Vado già dritta e spedita, anche se vedo che vi state ancora collegando, perché il tempo è tiranno e poi questo di oggi voleva essere proprio un focus, quindi andiamo molto, molto, molto mirati. Oggi, stasera, parliamo del DSCR, Debt Service Coverage Ratio, questo maledetto che ormai abbiamo sentito, visto nominare in tutte le salse del mondo. Ma la domanda è: come mai è un indicatore così importante? Da dove nasce? Perché ce lo stiamo portando dietro? Perché il mondo bancario ne fa così utilizzo? Perché è così importante? Perché addirittura il codice della crisi è arrivato a fare uso del DSCR, perché come ben sapete, o se non lo sapete, durante l'intervento di oggi lo diciamo anche questo, quindi lo andiamo ad approfondire. Anche il codice della crisi va a vedere quello che va a studiare il DSCR e farne un utilizzo, tanto da farlo diventare praticamente l'indicatore principe di quella che è l'intercettazione della crisi aziendale. Quindi come mai siamo arrivati ad avere un indicatore di questa portata e di questo ampio utilizzo? Cerchiamo un po' di vederne la storia, il significato, i vari utilizzi che se ne fa e fare anche chiarezza nel mondo di quello che sono le soglie dell'indicatore, perché c'è un po' ogni tanto un po' di anche di confusione, se vogliamo, circa quali debbano essere i valori del DSCR. E vedremo, signori, che in base all'utilizzo che si fa al DSCR anche le soglie variano, seppur non in dei range tanto ampi, ma comunque variano. Vi invito, seppur siete in tanti e il tempo è poco, se avete dubbi, domande di qualsiasi tipo, scrivete in chat e cercheremo di rispondere a tutti. Allora, direi che possiamo partire. Il DSCR. Che cos'è il DSCR e come mai è un indicatore così importante? Allora, signori, cominciamo un po' a passare alla rassegna la storia. Da dove nasce il DSCR? Come mai è nato il DSCR? Signori, paradossalmente il DSCR, seppur un indicatore che noi conosciamo principalmente, che arriva dal mondo delle banche, non nasce nel mondo bancario. Il mondo bancario lo fa proprio successivamente. Il DSCR, signori, nasce nel mondo, perdonatemi, del project financing, ovvero in quel mondo in cui c'era la necessità di misurare che cosa? Di misurare gli equilibri finanziari dei progetti e vedere di fatto se oltre a una convenienza economica vi era anche la capacità dei progetti di permanere, di stare in piedi nel tempo. Quindi il DSCR, insieme ad altri indicatori che qui non sto a nominare per non annoiarvi, in realtà nasce proprio nel mondo del project financing. Che cosa significa DSCR? Il DSCR, signori, è un acronimo. In quanto tale, cerchiamo prima di sbobinarlo, poi dopo capirne l'importanza. DSCR significa di fatto Debt Service Coverage Ratio, ovvero indicatore che va a misurare la capacità di coprire il servizio del debito, quindi la capacità di un progetto, di un'impresa, di far fronte di fatto a quello che è il suo servizio del debito. Come si calcola il DSCR e che significato ha il DSCR? Allora, il DSCR normalmente si calcola annualmente e infatti a volte si trova anche con un acronimo che davanti alla scritta DSCR ha anche la lettera A. Perché? Perché sarebbe un Annual Debt Service Coverage Ratio. Infatti è nato come Annual Debt Service Coverage Ratio. Poi l'abbiamo persa là nel tempo, ma il DSCR nasce con questo significato.
Signore, quindi si calcola annualmente, ciò non ci vieta di utilizzarlo anche su periodi più corti di quello che possa essere l'annualità, e ci permette, come abbiamo già detto, di verificare gli equilibri tra i flussi di cassa operativi che un'azienda è in grado di produrre in un determinato periodo e i flussi di cassa a servizio del debito che devono essere onorati nel medesimo periodo. Quindi cominciamo già a immaginarci anche una formula del DSCR, signori. Dovremmo mettere a rapporto i flussi di cassa del core business aziendale con i flussi di cassa a servizio del debito misurati chiaramente nel medesimo periodo. Poi, signori, nato in questo mondo del project financing con questo intento iniziale di capire la sostenibilità finanziaria dei progetti, tanto è piaciuto, tanto è calzato anche su quelle che sono le esigenze del mondo bancario, che le banche ben presto si sono fatte proprio questo indicatore, facendolo diventare molto spesso un vero e proprio covenant dei contratti bancari, oltre che il DSCR viene utilizzato di fatto come un trigger. Cominciate a mettervi in testa questi termini, covenant, trigger, perché tra poco ci serviranno. Quindi, project financing, mondo in cui nasce, mondo bancario che se lo fa proprio e di fatto poi dopo lo utilizza, e da lì in poi il DSCR finisce anche in quello che è il mondo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Benissimo. Quindi, signori, qual è l'idea dietro il DSCR? Allora, prima di tutto, perché è diventato così famoso e perché è così importante? Signori, è così importante e secondo me, se mi posso permettere, dal mio punto di vista, è uno degli indicatori veramente più rappresentativi, se proprio dobbiamo utilizzare un indice per andare a valutare una determinata condizione di un'impresa. Ma perché? Perché, signori, il DSCR è uno dei pochi indicatori in cui si va a rapportare della cassa messa al numeratore, la formulazione la vediamo dopo, con dell'altra cassa che viene messa al denominatore. Quindi, al di là di tutti gli indicatori a cui noi siamo abituati, quindi tutti quegli indicatori che mettono una grandezza rapporto, una grandezza patrimoniale, una grandezza economica, piuttosto che delle grandezze economiche tra di loro, il DSCR se ne frega delle grandezze economiche e patrimoniali. Il DSCR vuole solo una cosa, che venga rapportata della cassa su dell'altra cassa. E signore, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. La cassa è di fatto la grandezza, quel criterio, diciamo, quel modo di misurare veramente lo stato di salute di un'impresa. Perché signori, i fatturati sono belli, ma i fatturati possono essere accompagnati da delle scarse redditività. E quindi non marginare, non portare ricchezza a un'azienda, anzi a volte correre dietro i fatturati ci porta a delle situazioni in cui l'azienda erode della redditività, oppure la fuga dietro ai fatturati, quindi la corsa ai fatturati, tante volte fa perdere di vista un altro aspetto, la solvibilità dei clienti a cui di fatto, con cui questo fatturato di fatto viene fatto, viene, scusatemi il gioco di parole, con cui questo fatturato viene conseguito. Quindi qual è il concetto? Che le grandezze economiche, per quanto importanti siano, attenzione, non sto negando l'importanza delle alcune delle grandezze economiche, non del fatturato di certo per capire lo stato di salute di un'impresa, ma le grandezze economiche nulla mi raccontano su che cosa poi dopo, alla fine della giornata, porto a casa in termini di soldi sui conti correnti. E signori, scusatemi, ma le rate dei finanziamenti non si pagano con i fatturati e tantomeno si pagano con gli utili a conto economico, cioè non si pagano né con la prima né con l'ultima riga del conto economico. Le rate dei finanziamenti si pagano solo con una cosa: la cassa. Quindi lo stato di salute di un'impresa è la sua capacità di produrre cassa, cassa sufficiente a far fronte ai suoi impegni finanziari e poi dopo, perché no,
pagare i propri investimenti, andare a remunerare il capitale di debito, andare a remunerare anche il capitale di rischio che è stato investito in azienda. Quindi il DSCR, la popolarità, se vogliamo, del DSCR e l'importanza del DSCR nasce proprio per questo, e la diffusione del DSCR è la radice, c'è cioè questo, il modo in cui è stato pensato, il modo in cui è stato formulato. Cassa su cassa, e la cassa, signori, non mente, o c'è o non c'è. Se ce l'abbiamo, alla fine dei mesi paghiamo i dipendenti, paghiamo le rate dei finanziamenti, paghiamo tante altre, i nostri fornitori, tante altre cose. Ma se quella non c'è, possiamo avere dei bellissimi fatturati, ma se non si trasformano in cassa, purtroppo alla fine del mese siamo in difficoltà finanziarie. E questo di certo non può andare avanti, non può portare un'azienda a sopravvivere nel tempo. Quindi qual è l'idea dietro il DSCR? Signore, dietro il DSCR c'è un'idea semplicissima. In un'azienda sana, in un'azienda che vuole avere tutti i requisiti per sopravvivere nel tempo, il flusso di cassa della gestione caratteristica, cioè quel flusso di cassa che l'azienda è in grado di produrre con il suo cuore pulsante, signori, con il core business aziendale, non flusso di cassa che mi deriva dai finanziamenti in entrata, non flussi di cassa che mi entrano una tantum perché ho fatto un disinvestimento. Non flussi di cassa derivanti da altre tipologie, diciamo, di entrata, ma i flussi di cassa che produco con il mio core business devono essere sufficienti per far fronte agli impegni finanziari a servizio del debito. Solo ed esclusivamente se questa condizione si verifica, signori, sono tranquillo e nel lungo periodo so di non dover andare in affanno finanziario, perché se questa condizione non si verifica, cos'è che succede? Se un'azienda non produce abbastanza flussi di cassa con quello che è il suo core business, dovrà giocoforza sopperire con dei flussi finanziari che andrà a raccogliere da qualche altra parte. Quindi che cosa farà? O andrà a prendere questi flussi finanziari da dove? Da quelle entrate che possono verificarsi, gioco forza, una tantum, cioè delle entrate, non so, legate ad esempio alla dismissione di un cespite, piuttosto che delle entrate straordinarie, che vanno bene se dobbiamo cercare una soluzione tampone, cioè per salvarci un anno, le entrate possono anche arrivare da queste gestioni. Ma signori, nel lungo periodo questo chiaramente non può permettere di sopravviverci. E questo è uno. Se invece queste entrate non dovessero derivare da delle entrate di dismissione di cespiti piuttosto che delle entrate straordinarie, da dove l'impresa, a dove potrebbe attingere l'impresa per avere ulteriori flussi finanziari? Chiaramente ci si gira verso il partner bancario e si prova ad avere dei finanziamenti. Ma signori, qua siamo in un ambito ancora più pericoloso, perché significa che andremmo a prendere del debito per pagare del vecchio debito. Quindi io mi indebito con del debito nuovo per pagare del vecchio debito. Questo che cosa comporta? Che entro in un loop, signori, tale per cui se non risolvo il problema alla base, ovvero non risolvo la capacità della mia impresa di produrre flussi col core business, cosa succede? Che io dal loop non esco mai più. Avrò sempre bisogno di alimentare i miei flussi finanziari con entrate derivanti dal servizio del debito, quindi da nuovi finanziamenti, per pagare il vecchio. Quindi non esco mai più dal carosello del debito. E signori, questo, soprattutto se mai dovessi incontrare anche una buca per strada, potrebbe purtroppo porre fine a quella che è la tranquillità finanziaria della mia impresa. Perché? Perché se non è il mio cuore pulsante a produrre questi flussi di cassa, ma faccio sempre affidamento al mondo delle banche che mi rifinanzia il mio debito, cosa succede? Che se un buon giorno le mie performance non sono tali da garantire una bancabilità della mia impresa, rischiamo di non avere il debito. E allora come lo paghiamo se non è il cuore pulsante a farlo? Quindi il DSCR, ripeto, ha dietro un'idea tanto semplice quanto efficace. I flussi di cassa con cui un'azienda sana deve pagare i propri debiti sono quelli derivanti dalla gestione caratteristica. Tutto il resto, e vedremo che ci sono alcuni aspetti che non sono inclusi nelle formule del DSCR, comunque sono uscite finanziarie che un'impresa deve affrontare,
possono anche derivare da altre fonti. E nonostante quello, l'azienda sopravvive e sta più che bene. Ma quello che è il servizio del debito se lo deve andare a pagare da sola, con i suoi flussi. Benissimo. Signori, perché è così importante? Ce lo siamo già detti. E poi c'è un altro aspetto bello del DSCR. Il DSCR, ripeto, la formulazione la vediamo adesso, non vi spaventate. Il DSCR può essere utilizzato in realtà in due modi. Può essere utilizzato per analizzare delle situazioni storiche, quindi posso anche andare a calcolarmi un DSCR per vedere, anche su, perché no, su uno storico, se l'impresa è stata in grado di far fronte al servizio del debito con i propri flussi che è stato in grado di produrre, ma chiaramente il DSCR esprime il suo meglio, quindi dà il meglio di sé nel calcolo e comunque nell'analisi di situazioni prospettiche. Perché? Perché il DSCR nasce con l'idea di essere un indicatore prospettico. A me serve oggi capire se il finanziamento che andrò a prendere e quindi dovrò andare a rimborsare da qui a 3 anni sarà per me sostenibile. Ma signori, la devo sapere oggi. Per carità, lo posso fare anche dopo un anno e vedere se con i miei flussi sono stato in grado di ripagare il debito. Ma ormai l'importanza dell'informazione che mi porta, quindi quella, il vero e di più di questa informazione, l'ho perso. Quindi in realtà il DSCR esprime meglio in ottica prospettica. Ma il bello del DSCR, signori, è che può essere utilizzato anche in maniera molto dinamica. Perché? Perché, ad esempio, se utilizzato in maniera prospettica, cioè nella modalità in cui è stato pensato, il DSCR può essere usato per fare dei bellissimi stress di scenario. Quindi io mi faccio il mio business plan, calcolo tutti i miei flussi, mi faccio la mia mappatura del mio servizio del debito, quota capitale, quota interessi. E poi, signori, posso anche divertirmi a fare tutti gli stress test del caso. Perché? Perché posso andare a vedere, ad esempio, se il mio DSCR regge o meno in concomitanza di determinate condizioni che si verificano, una contrazione dei fatturati, una marginalità inferiore. Quindi il DSCR è anche molto bello perché, essendo un indicatore dinamico, prospettico, mi permette comunque in grado di aiutarmi anche negli scenari futuri. Benissimo. Poi, signori, come vi dicevo, data proprio questo successo del DSCR, poi dopo è finito anche nel mondo di quelle che sono le valutazioni dei crediti, il mondo bancario e anche nel codice della crisi di impresa. Allora, quali sono i principali utilizzi, anche se ne abbiamo nominati un po'? Allora, uno. Il DSCR può essere usato come un mero indicatore di bilancio, quindi me lo faccio io sui miei dati, sul mio business plan, sulle mie indicazioni e lo vado ad appervedere se un determinato finanziamento, una determinata configurazione di quello che è il servizio del debito è per me sostenibile. Benissimo. Può essere utilizzato come un covenant nei contratti di finanziamento bancari e questo è uno degli utilizzi che ne fa la banca dei DSCR. Cosa vuol dire covenant? Covenant, signori, sono delle regole che le banche di ogni tanto si divertono a mettere nei contratti di finanziamento. Quindi, ad esempio, se l'impresa non ha un determinato EBITDA nel corso di un anno del finanziamento, non può, o un determinato DSCR, non può, ad esempio, distribuire dividendi. Non lo so, questa è una regolina. Il covenant molto spesso serve per creare queste regole. Alle banche piace molto come indicatore. Terzo utilizzo del DSCR è quello di un trigger che deriva dall'applicazione di un principio contabile bancario che è l'IFRS 9, che ha diviso tutti i crediti, quindi che ha in pancia una banca, impone una divisione dei crediti in 3 stati, perché tutti i crediti sono crediti appartenenti a uno dei 3 stage bancari, crediti performing, cioè crediti che alla banca non destano alcun tipo di mal di pancia perché sono ritenuti dei crediti sicuri e non hanno avuto incrementi significativi del rischio dal momento della nascita del credito. Credito underperforming, cioè
I birichini, quelli che un po' di mal di pancia cominciano a farmelo avere. Perché? Perché cominciano a mostrare dei segnali di deterioramento e quindi la banca accende chiaramente un faro di attenzione su questo credito, da qui, signori, tutta una serie di conseguenze, un più difficoltoso accesso al credito, un maggior costo del credito, perché se la banca mi deve comunque concedere e vuole comunque concedermi del credito, chiaramente entra in ballo il binomio rischio. Rischio e beneficio, quindi di fatto gli va a chiedere un costo maggiore del debito. Terzo stage sono i crediti non performing. I crediti non performing, purtroppo il termine a noi è molto noto, soprattutto dopo la crisi finanziaria che è seguita dal 2008 in poi, sono i cosiddetti NPL, e gli NPL purtroppo sono delle posizioni che per la banca sono delle posizioni deteriorate, in base alla gravità della situazione deve gestire. Ecco, per capire come classificare il credito in uno di questi tre stage, la banca ha bisogno di alcuni indicatori, tra questi il DSCR, perché vedremo che in base al valore che assume il DSCR, ci si può collocare in una di queste tre categorie di credito. Ultimo, ma non per importanza, signori, il DSCR è di fatto un indicatore previsto dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Seppur non è scritto da nessuna parte il termine DSCR nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, se ve lo andate a leggere, signori, è in realtà implicito già nella definizione della crisi stessa. A seguito delle famose, non sembra. Infatti, Angelo, grazie. Angelo ci dice: guarda che non è vero che è scritto espressamente, vero, non è scritto espressamente, che è quello che ho appena detto, ma implicitamente sì. Pensa soltanto alla definizione di crisi prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Cos'è la crisi? La crisi è l'incapacità dell'impresa nei prossimi 12 mesi di andare a onorare il servizio del debito e quindi tutte le sue uscite finanziarie. Se ci pensate, è vero che non c'è scritto DSCR, ma sempre di quello stiamo parlando. Poi si sono espressi in merito l'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, hanno detto tutto bello bellissimo, quale indicatore utilizziamo? Sappiate che il DSCR è il principale. Quindi, Angelo, ti do ragione, ma loro l'hanno pensata così, quindi ci siamo già detti tutto in questo senso. Allora, vediamo un attimo i principali utilizzi e le formule che vengono chiaramente utilizzati. Poi dopo, signori, vi ho lasciato qua dei articoli del Sole 24 Ore e vi invito ad andarli a leggere, li vedrete tutti anche qui dei criteri, degli spunti interessanti. Partiamo dal DSCR come indicatore, nonché come anche un loan covenant, cioè l'utilizzo che ne fa la banca nei primi due casi. Allora, signori, abbiamo parlato tanto del significato, cominciamo a dirci una formula. Quella che vedete non è l'unica formulazione del DSCR, ma a mio avviso è la più, se vogliamo, la più elegante, la più completa, secondo me delle più corrette, perché purtroppo le formule del DSCR sono come le vie del Signore, se ne vedono veramente tante, ma cerchiamo di prendere il buono. Come calcoliamo il DSCR? Abbiamo detto che il DSCR deve mettere a rapporto il flusso finanziario che un'azienda è in grado di produrre in un determinato periodo con il suo core business, con che cosa? Con il flusso finanziario a servizio del debito. Quindi, come calcoliamo il flusso finanziario che l'azienda è in grado di produrre in un periodo con il suo core business? Chiaramente, EBITDA, che è un risultato economico, ma è un flusso soltanto ipotetico, che dobbiamo chiaramente confrontare con la variazione del capitale circolante, perché soltanto facendo EBITDA più o meno la variazione del capitale circolante riusciamo a trovare di fatto il flusso di cassa che l'azienda produce con la sua gestione corrente. Benissimo. Poi cosa dice il DSCR? Dice: guarda, tutto bellissimo, è vero che tutto il resto, tipo gli investimenti, il rimborso dei finanziamenti dei soci, tutto il resto lo potrai fare anche in un altro momento, ma sai qual è la novità? Le tasse te li devi pagare da solo. E infatti al numeratore del DSCR è richiesto che venga tolto il cash flow fiscale. Signori, attenzione, il cash flow fiscale, quindi saldo a conto, quella che è la cassa che effettivamente ci esce
dalle tasche aziendali, non le tasse a conto economico, che sappiamo niente hanno a che vedere con il flusso, perché il flusso è proprio un'altra cosa. Quindi se io ho prodotto con la mia gestione corrente 100 di flusso, 20 li ho dovuti dare al fisco, quanto me ne rimangono? 80. Questi 80 li devo mettere a rapporto con che cosa? Con la sommatoria di tutte le rate, quindi quote capitale e quote interesse, che mi attendono a servizio del debito in un determinato periodo. Quindi se stiamo prendendo l'annualità, al numeratore o i flussi di cassa della gestione corrente al netto del cash flow fiscale di quell'anno, al denominatore ho tutte le rate di tutti i miei finanziamenti che mi attendono in un determinato periodo. Lorenzo ci chiede: per flusso finanziario si intende il rimborso dei debiti finanziari entro l'anno? Lorenzo, sì, sarebbero tutte le tue rate, di fatto quota capitale e quota interessi, che ti attendono in un determinato periodo in cui stai calcolando il DSCR. Per convenzione prendiamo l'anno. Quindi la risposta è sì. Ragazzi, non alzate la mano, fatemi direttamente le domande in chat che cerco di recuperare, se no non riesco a star dietro alle alzate di mano. Non fatevi alcun problema, scrivete in chat. Benissimo, quindi questa è la formulazione del DSCR. Che valore deve assumere? Cominciamo a darci dei paletti, perché prima o poi ci dobbiamo dare dei paletti. Allora, signori, se lo stiamo considerando come un indicatore che facciamo per noi stessi, probabilmente potrei azzardare a dire che il DSCR deve essere semplicemente superiore all'unità. Perché? Perché questo significherebbe di fatto che i flussi finanziari che produco col mio core business, al netto di quello che ho dato al fisco, è sufficiente per sostenere le mie rate. L'unità basterebbe. Attenzione ad una cosa, perché lì c'è scritto 1,1 e non c'è scritto 1. Perché ricordatevi sempre che abbiamo detto che il DSCR nasce ed esprime il meglio di sé in ottica prospettica. E siccome quando facciamo i nostri business plan per ricavare i flussi di cassa, purtroppo non abbiamo la sfera di cristallo, seppur siamo bravissimi, ci impegniamo al massimo a costruire il nostro business plan e quindi i flussi, il rischio che poi dopo quei flussi non si avverino al 100%, e per rischio intendo sia la situazione in cui magari ne facciamo di più, ma anche la situazione in cui ne facciamo di meno, quindi forse l'1 è un risultato un po' rischioso. Quindi l'1,1 è per avere un po' di margine di sicurezza, perché se i miei flussi al numeratore sono esattamente pari ai flussi al denominatore, ahimè, se sbaglio un centimetro di previsione, significa che i miei flussi non saranno più sufficienti e questo sarebbe un problema. Ok? Quindi l'1,1 lo leggete proprio per una questione di, pensate sempre al fatto che sia una proiezione, e purtroppo il denominatore è sempre certo, perché le rate, state tranquilli, sono quelle. E purtroppo, lo dico veramente purtroppo, in una situazione come quella che stiamo vivendo oggi, dove si spera che abbiamo finito per sempre con il rialzo dei tassi, ma quello semmai è destinato a crescere. Il numeratore invece bisogna essere molto precisi con il suo calcolo e non sbagliare veramente neanche di un soffio, se no non stiamo più in piedi. Benissimo. E questo stiamo parlando del DSCR come indicatore. Ok? Come vi dicevo, molto spesso viene utilizzato come covenant, cioè come regola che dà la banca, e a seguito del fatto che la verifica dia un risultato sperato dalla banca o non sia quello, poi dopo ci sono degli obblighi in capo alla società. Quando è un covenant, signori, il valore del DSCR viene deciso dalla banca stessa, chiaramente, perché viene iscritta. Alcune policy, infatti ci dice Andrea, ciao Andrea prima di tutto, alcune policy in banca chiedono anche sopra l'1,3, e infatti come vedi questo è un esempio di un covenant bancario vero, quindi tratto da un vero e proprio finanziamento, dove il DSCR richiesto, ad esempio in questo caso, è 1,10, ma ho visto anche dei DSCR molto più elevati, sinceramente ho visto anche l'1,5, quindi non ci facciamo stupire. Qua la regola l'ha detta chiaramente l'istituto finanziario che ci concede il finanziamento. Benissimo. Terzo utilizzo. Abbiamo detto che il DSCR è anche un trigger derivante dall'applicazione di questo benedetto principio contabile IFRS 9. Allora, signori, come vi dicevo, l'IFRS 9 ha stabilito due cose molto importanti. La prima cosa molto importante che ha stabilito l'IFRS 9, signori, è l'ottica
forward looking nell'andare a intercettare il deterioramento dei crediti. Perché? Perché la crisi finanziaria ha insegnato che guardare soltanto al passato, signori, non basta. Perché? Perché i problemi vengono intercettati in ritardo, troppo tardi, non ce ne accorgiamo della gravità dei problemi, perché se io vi andassi a valutare oggi che siamo al 5 di marzo con l'ultimo bilancio disponibile, perché non siete ancora stati in grado di depositarmi il bilancio 2023, cosa succede? Che se io vi valuto soltanto sui dati storici, signori, io banca mi metto per un attimo il cappello della banca, cosa succede? Succede che vi sto valutando con un anno e 3 mesi praticamente di ritardo dei sui dati, perché vi andrei a valutare sull'ultimo bilancio disponibile, il 2022. Signori, in un anno e 3 mesi, con quello che stiamo vivendo, il mondo è completamente cambiato. Quindi nel frattempo potreste essere diventata l'azienda più bella del mondo, oppure potreste essere un'azienda che è andata in difficoltà finanziaria. Ma io nessuna delle due cose lo scopro. Quindi guardare solo al passato non basta. Quindi l'IFRS 9 ha detto calma, calma. La valutazione non può essere fatta solo sul passato, deve essere fatta anche sul prospettico, ottica forward looking, prevenire meglio che curare. Benissimo. Poi il secondo aspetto che ha introdotto l'IFRS 9 è la divisione nei 3 stage dei crediti bancari di cui vi parlavo prima. E come vi dicevo giustamente, questo modello a 3 stadi in cui ci siamo i crediti belli, i crediti un po' meno belli, quindi l'underperforming e i crediti non belli, cioè NPL, signori, per andare da una categoria all'altra, chiaramente la banca deve avere degli indicatori che spediscono un credito da una categoria all'altra. È un modello mobile, quindi in realtà si potrebbe peggiorare, ma poi dopo, a seguito di un miglioramento dei dati, si potrebbe anche tornare indietro. Quindi non nessun tipo di preoccupazione, cioè se succede che un anno si inciampa, poi dopo si può anche tornare indietro nella valutazione. Si spera proprio di non inciampare, chiaramente. Ecco, però per dividere il mondo in queste 3 categorie, signori, la banca ha bisogno di indicatori. Sono tutta una serie di aspetti, rating bancario interno che può causare il declassamento, le misure di forbearance, cosa vuol dire forbearance? Chiedere ad esempio un allungamento del debito, quello è una forbearance e purtroppo quello causa un declassamento del credito immediato perché questo è previsto addirittura dall'appendice B del principio contabile stesso. Avere degli scaduti superiori a 30 giorni per andare dallo stage 1 allo stage 2 oppure superiori a 90 per andare allo stage 3 e poi tutta una serie di indicatori finanziari e non che sono state elaborate chiaramente prima dall'EBA, ma poi dopo anche adottate e utilizzate dalle banche. Tra questi signori, udite, udite, c'è anche il nostro chiaramente DSCR. Qui che cosa succede? Allora, prima di tutto ci dobbiamo dire una cosa, che le banche, allora la prima formulazione del DSCR tenetela in mente, quella è per il covenant e per gli indicatori. Quando la banca deve calcolare il DSCR, signori, è possibile che le formulazioni cambino e addirittura gli stessi istituti di credito a volte variano la formulazione del DSCR a seconda dell'istituto di credito. Non cambia assolutamente l'idea che sta alla base del DSCR, il significato che ha e l'utilizzo che se ne fa, ma la formulazione può cambiare. Ad esempio, un limite può nascere dal fatto che la banca, utilizzando magari soltanto i bilanci depositati, non ha accesso a tutta una serie di informazioni che può avere invece un analista interno all'impresa che invece conosce i flussi prospettici, conosce tutta una serie di aspetti a cui la banca non può sapere. Quindi la banca, se vogliamo, ha adattato le formule anche alle informazioni di cui è in possesso. Una delle formulazioni che utilizzano le banche del DSCR, ad esempio, è questo: prendere l'EBITDA, che è quello che trovano a conto economico, se lo sanno benissimamente calcolare, anche se non sono previste dal bilancio civilistico. Togliere le tasse, in questo caso le tasse sono quelle da conto economico. Perché? Perché la banca non si va tante volte a calcolare il flusso finanziario, ma toglie direttamente le tasse al conto economico, con tutte le conseguenze del caso, perché il flusso potrebbe essere superiore o inferiore, chiaramente conosciamo benissimo tutti il meccanismo saldo a conto. Al denominatore cosa ci mettono? Gli analisti finanziari, che conoscono molto bene e leggono il vostro conto economico.
e le banche a breve termine, da cui sottraggono l'80% dell'auto liquidante e l'80% degli quelli che sono i conti correnti. Quindi fanno un DSCR anche con una formulazione differente. Ripeto, poi gli istituti di credito si sono tutti, diciamo, adattati utilizzando una formula interna, ma lo devono fare per forza di cose. Non hanno l'informazione da insider per usare la prima formula che invece molto spesso viene utilizzata dalle imprese. Signori, soliti paletti. Che DSCR dove ci porta un determinato valore del DSCR? Le fideiussioni come sono considerate? Dipende che cosa intendi, perché attenzione, il fatto che venga richiesta una fideiussione di per sé non è un trigger bancario, quindi tranquillo che quello non ti deteriora in alcun modo, se era questo il quesito. Non conosco il nome perché sei logato con un nome strano, quindi rispondo così. Allora, abbiamo detto, in base ai valori, ditemi in quale stage volete stare, che vi dico il valore del DSCR che dovete avere. Allora, signori, per essere, attenzione, faccio ancora una volta una precisazione: il DSCR da solo chiaramente non determina un declassamento né un miglioramento nel rating, viene utilizzato, viene valutato con un insieme di altre informazioni, ma è un trigger molto, molto, molto importante, un grilletto che di fatto può far scattare il declassamento. Un DSCR sopra l'1,25, signori, è un DSCR da stage 1. Quindi se mi presento con un DSCR sopra l'1,25, sono da stage 1. Tra l'1,25 e l'1,1 siamo nella zona della terra di mezzo praticamente, siamo da stage 2. Quindi, come vi dicevo prima, siccome è un indicatore prettamente prospettico, ma anche se calcolato sullo storico, perché lo si calcola sullo storico? Perché in assenza di informazione mi devo accontentare io banca dello storico. Signori, serve sempre un po' di cuscino di sicurezza. Vedete che per stare nello stage 1 la banca vuole uno 0,25 di cuscino di sicurezza. Nello stage 2 il cuscino si assottiglia. Quale DSCR non devo mai toccare? Il DSCR non deve mai andare sotto l'1,1 perché quello purtroppo non ci porta, diciamo, in una bella zona. Allora, Andrea ci dice che a volte viene richiesto di avere un DSCR capiente anche per gli investimenti legati al rinnovamento di routine degli investimenti. Allora, Andrea, quando nella formula del DSCR si inserisce anche il CAPEX, cominciamo ad entrare in una zona molto aggressiva. È vero che a volte è richiesto. Alcuni istituti di credito lo fanno, l'ho visto, anche alcuni dei maggiori istituti di credito italiani, ma quello quando di norma lo si inserisce, quando si ha timore, soprattutto quando parliamo di crediti da stage 2, che non ci sia un accesso ulteriore al credito. E allora tendenzialmente si inserisce anche quello, però siamo in una zona molto aggressiva. Andrea ha detto, a volte nel numeratore, oltre a togliere il cash flow a servizio del fisco, si richiede di togliere anche il CAPEX. Sì, ma se tu mi chiedi anche di autocoprirmi i finanziamenti da sole, c'è un motivo, ok? Allora, andiamo avanti. Benissimo. Cos'altro ci manca, signori? Ci manca il DSCR da codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Come dicevamo in precedenza, è vero che non è scritto espressamente da nessuna parte, come ci diceva Angelo in apertura. È giustissimo. Però, ripeto, pensate alla definizione di crisi. Cos'è la crisi? È lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Benissimo. Come misuro l'eventuale inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici nei prossimi 12 mesi? Signori, io purtroppo conosco solo un metodo. Andando a fare pianificazione, quindi business plan, da cui ricavo i flussi finanziari e mi calcolo il DSCR. Perché se devo andare a misurare periodicamente, così come richiesto anche dagli adeguati assetti organizzativi, che non vi siano presupposti della crisi, signori, conosco solo questa formulazione del DSCR. Che formula utilizzerei in tal caso? Se devo utilizzarlo come indicatore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza da applicare su me stesso? Chiaramente la prima formula vista, perché è quella da indicatore.
Paradossalmente, nel caso del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, un indicatore superiore all'unità basta, perché il codice della crisi non dà un'indicazione precisa in merito. Quindi, se l'indicatore dovesse risultare superiore all'unità, basta. Ok? Benissimo. Allora, anche qui, signori, il DSCR è richiesto, come dicevamo, dagli adeguati assetti, quindi, che ci piaccia o meno, ci tocca un monitoraggio continuo, quindi anche in questo caso il DSCR diventa importantissimo. Signori, come ogni indicatore, seppur l'abbiamo descritto come un indicatore importantissimo, e se proprio gli dobbiamo cercare un difetto, anche il DSCR ha un difetto. E non parlo dei difetti legati ad alcune formulazioni che vengono utilizzate, tipo questa del mondo bancario, perché signori, quando io prendo EBITDA meno tasse, sappiate che seppur il mondo bancario lo adotta come a volte come informazione, è chiaro che entriamo in un ambito molto peculiare, ne potremo parlare per ore, perché l'EBITDA non è un flusso di cassa, il flusso di cassa prodotto potrebbe essere superiore all'EBITDA o potrebbe esserne inferiore. Le tasse non sono un flusso di cassa, però insomma, questi sono dei difetti che possono essere legati alla formulazione che viene utilizzata. Quindi, se mai dobbiamo interloquire con il mondo della banca e sappiamo qual è la formula che ci hanno utilizzato, ci possiamo difendere in qualche modo, ove necessario. Però di per sé come indicatore, come tutti i bellissimi indicatori, anche il DSCR ha un limite, signori. E il suo limite sta proprio nella sua formula. Qual è il più grande limite del DSCR? Il più grande limite del DSCR, signori, è uno: non contemplare in alcuna maniera la cassa che ho eventualmente tesaurizzato in periodi precedenti. Perché, signori, può anche succedere che in un periodo di magra io possa essere costretto ad utilizzare della cassa che ho prodotto negli esercizi precedenti. E questo non significa che andrei in difficoltà finanziaria, significherebbe magari che in un determinato periodo non produco flussi di cassa sufficienti. Magari il periodo dopo sono perfettamente a posto, ma il DSCR potrebbe, ad esempio, non corrispondere al covenant che mi ha imposto la banca. Che facciamo in tal caso? Allora, vediamo un semplice esempio. Allora, prima di tutto, su questo torniamo dopo, vediamo prima quello che stavo dicendo, poi torno sull'aspetto di chi manca nel DSCR. Allora, signori, abbiamo un business plan, abbiamo un'azienda che qua stava finanziando un progetto di sviluppo di una certa portata, 28 milioni, niente poco di meno, ha sviluppato il suo business plan, ha sviluppato i flussi di cassa che sarà in grado di produrre, che vedete qua, cash flow operativo netto da imposte, 39 milioni in uscita all'anno zero per sostenere il progetto, e poi dei flussi che vedete che produce nei 5 anni, che poi sono gli anni del piano. Benissimo. Questa impresa cosa ha fatto? È andata anche a stilare quello che è il servizio del debito, che è la tabella che vedete sotto, flusso finanziario servizio del debito, che farà il nostro denominatore, 3 milioni e 3, 3 milioni e 3, eccetera, eccetera, nei vari anni. Benissimo. Ora va dalla banca, chiede un finanziamento. La banca dice: bene, benissimo, 28 milioni te li concedo, ma voglio metterti una regola. Un covenant, il DSCR non deve scendere sotto mai sotto l'1,3. Ah, vediamo tutti gli anni del piano. Houston, c'è un problema. Anno 1 del piano, il DSCR non sta nel trigger bancario, perché tutti gli altri anni non presentano un problema perché è ampiamente superiore all'1,3. All'anno 1 siamo a 1,24. Come interloquiamo con i nostri con il nostro mondo banche, che cosa gli possiamo dire per portare l'acqua al nostro mulino, se vogliamo metterla in questo ambito? Beh, signori, possiamo tirar fuori il più grande limite del DSCR, ovvero non tener conto di eventuali scorte di liquidità che l'azienda ha. Perché, pensate bene, allora, se io ho un DSCR di 1,24, ok? Ma il mio limite minimo è 1,30. Che cosa vorrò conoscere? Sicuramente la prima cosa che voglio conoscere è quale sarebbe dovuto essere il mio cash flow operativo netto da imposte per stare nel DSCR richiesto dalla banca. Beh, signori, è molto semplice. Io ho un cash flow a servizio del debito nell'anno 1 di 3 milioni e 3.
moltiplicato per 1,30 che è il DSCR che mi chiede la banca, significa che io avrei dovuto avere un flusso pari a 4 milioni e 3. Ma vedete che è un anno che va fuori parametro. Benissimo. C'è qualche altro modo per sopperire al problema? Sì. La banca, questa azienda, scusatemi, ha all'anno 1 in cassa 1 milione e 7. Benissimo. Quindi che cosa succede? Succede che le nostre scorte di liquidità, se le utilizzassimo per avere un DSCR 1,3, anche immaginando di riuscire ad arrivare a un DSCR 1,3, sottraendo le disponibilità di 1,7 milioni, quanto ci mancava? Perché signori, noi facevamo un flusso di cassa di 4 milioni e 100, ce ne veniva richiesto un flusso di cassa di 4 milioni e 3. Quanto mancava l'appello? Mancavano 200 mila euro. Sì, ma io sui conti correnti ho 1 milione e 7. Qual è la riserva eventuale di liquidità dell'azienda? 1 milione e 5. Siamo davvero davanti a un'impresa che non sarà in grado di ripagare il finanziamento? Assolutamente no. Quindi attenzione, il DSCR non contempla in alcun modo la riserva di liquidità che potrei avere e che alla bisogna potrei utilizzare. Diciamo, questo modo di risolvere il problema chiaramente ci può aiutare, ma soltanto nel caso in cui magari abbiamo un anno che presenta questo problema. Signori, se lo avete per tutti gli anni del piano, la banca dirà sì, tutto bene, ma se per caso finisci le riserve di liquidità, dove andiamo? Quindi attenzione anche noi a che risposte diamo. Allora, spettatore anonimo mi chiede quale bidda, con o senza i contributi? Io direi senza, perché se no non sarebbe bidda vero e proprio, perché i contributi, signori, ahimè, non è il vostro core business. Quindi perdonatemi l'essere cruda, ma le bidda è senza i contributi. Se ho linee di credito inutilizzate, non devo tenerne conto. Spettatore anonimo, anche qui una brutta notizia, perché quello che stai dicendo tu, cioè le linee di credito inutilizzate che entrano nella formulazione del DSCR, era previsto soltanto dal DSCR dal primo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Quindi, ove tu volessi utilizzare questa formulazione, che era quella che era prevista dal primo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, sappi che dovresti fare di fatto un DSCR con il tuo budget di tesoreria, probabilmente, perché è soltanto lì dentro che riesci a darmi contezza del fatto di quali siano le linee utilizzate, perché in linea del tutto teorico si potrebbe utilizzare, infatti la prima formulazione del DSCR del codice della crisi lo prevedeva. Li proponiamo nell'LCR, è certo, questo era riferito alle banche che non accettavano. Ci potrebbe stare, dipende, perché non tutti gli istituti di credito sono così pronti ad accettare un LLCR. Cos'è l'LCR? Long Life Coverage Ratio. Quindi lui dice: ma non guardiamo un anno per capire il DSCR di ogni anno per capire se è sostenibile, guardiamo l'intera vita del progetto. Attenzione che non tutte le banche lo contemplano. E non contempla nemmeno la possibilità di avere credito a breve. Andrea, non riesco più a collegarlo a cosa stavo dicendo, di quale cosa stavo dicendo, quindi perdonami, non riesco più a risponderti. Allora, un'altra domanda. La mia domanda è la seguente: se ho una lista esterna di aziende, non sempre posso entrare nel dettaglio dei numeri aziendali, ci chiede Biagio. Di conseguenza, calcolo il DSCR attraverso la seguente formula: EBITDA diviso debiti finanziari correnti più oneri finanziari. Che ne pensa in questo modo di calcolo? Allora, Biagio, devo dirti che purtroppo capisco la tua esigenza, cioè io sono un analista esterno, non ho l'accesso e non ho la possibilità di avere i dati. Quindi, se proprio devo chiudere un occhio e dirti se stai facendo qualcosa di sbagliato, ti dico non stai facendo nulla di sbagliato. Di fronte alle informazioni, siccome devi sfruttare l'informazione che hai a disposizione e null'altro, ti dico vai, è una formulazione corretta. Tieni a mente una cosa, l'EBITDA non è un flusso di cassa. Signori, questo lo dirò e lo sosterrò fino alla morte. L'EBITDA non è un flusso di cassa, è un flusso potenziale. Perché l'EBITDA sia un flusso di cassa significa che tutti i ricavi che sono iscritti, che hanno formato l'EBITDA, di fatto li ho incassati, tutti i costi di fatto li ho pagati,
Non c'è variazione di magazzino, solo allora l'EBITDA è un flusso di cassa. Quindi chiaramente Biagio, con tutte le conseguenze del caso, potrebbe essere migliorativo rispetto al vero flusso di cassa o potrebbe essere molto peggiorativa a seconda di come è andato il capitale circolante. Quindi ti dico, in assenza di altre informazioni, agisci con questa formula perché non ci sono altre scelte. Ma tieni a mente questo, l'EBITDA, signori, non è flusso di cassa. Ok? Benissimo, chi mancava nelle formule del DSCR? Perché signori, ci sono degli elementi, dei flussi presenti in azienda che nelle formule del DSCR non entrano. Non vi entrano i flussi per investimenti, cioè il CAPEX, l'eventuale cash flow a servizio del CAPEX. Perché non vi entrano? Perché l'idea dietro il DSCR è gli eventuali investimenti, ove non ci fosse un problema di accesso al credito, si potrebbero finanziare anche con della finanza che si richiede alla banca. Quando Andrea ci diceva in apertura, attenzione, alcuni istituti di credito chiedono nella formula del DSCR al numeratore di togliere anche il CAPEX. In quel caso, signori, vi stanno espressamente dicendo che probabilmente o sono estremamente prudenziali, oppure immaginano il vostro scarso accesso al credito. Quindi ve lo inseriscono al numeratore perché dicono no, qua non è vero che te lo finanzierà qualcun altro, quindi te lo devi finanziare tu. Altrimenti non entrerebbe nella formulazione del DSCR perché di fatto è un qualcosa che potrei finanziare anche diversamente. Non vi entrano nella formula del DSCR nemmeno i dividendi o i rimborsi di riserve patrimoniali. Questo perché, signori? Beh, direi che in quanto residual claimer, i soci, gli azionisti, devono essere soddisfatti per ultimi. Quindi il DSCR dice i flussi servono prima a soddisfare tutti gli altri. Se avanza qualcosa, se col DSCR siamo a posto, poi dopo eventualmente si pensa al rimborso di tutto il resto. Benissimo. Angelo ci dice, nel calcolo della EBITDA devono considerarsi accantonamenti per fondi meramente a rischi? Angela, qua apriamo, scoperchiamo il vaso di Pandora. Accantonamenti e eventuali accantonamenti per svalutazione di rischi, nonché per i fondi, questa è una diatriba sempre presente. Vanno nell'EBITDA o non vanno nell'EBITDA? Dipende. Mi aggancio all'accantonamento della svalutazione dei crediti per cercare di darti una risposta e per analogia spero tu possa applicarlo anche agli accantonamenti per rischi. Come mi comporterei io? Ok? Allora, se sono davanti a un accantonamento per la svalutazione dei crediti, ad esempio di crediti che sono di fatto nei ricavi, quindi crediti dell'anno, che c'è il rischio che io non incassi, ti dico, io li vado a scontare dall'EBITDA. Quindi di fatto li contemplo e decurto l'EBITDA per l'importo dell'accantonamento. Perché questo? Perché signori, non mentiamoci per favore. Se voi mi dite che avete fatto 100 di ricavo sopra, ok? E mi avete intanto accantonato 20 perché i 100 di ricavo si sono trasformati per 80 in credito e 20 pensate di non incassarli, l'EBITDA va decurtato di quel valore. Quindi lo contemplerei dentro. Se invece succede quello che succede molto spesso nelle imprese, che per anni non si accantonano per rischi piuttosto che per svalutare i crediti, e poi quando l'anno è buono, cioè quando abbiamo un anno con dei risultati più consistenti, si fa un mega accantonamento perché così puliamo e c'è capienza anche nell'utile senza dover fare delle perdite, allora lì vi dico, l'EBITDA di un anno forse non dovrebbe scontare i problemi di 5 anni passati in cui non abbiamo fatto accantonamenti e non abbiamo fatto anche alcun tipo di, diciamo, di pulizia del bilancio. In quel caso ti dico, forse li terrei fuori. Va ragionato caso per caso. Ok? Benissimo. Vediamo se c'è qualche ulteriore domanda. Quindi, qualora effettui un investimento di euro 1 milione, di cui euro 400 finanziati dalla banca, dovrei togliere euro 600 al numeratore e non contemplarlo minimamente? Attenzione, Biagio, se sei sempre tu, la tua domanda è un po' nebulosa. In che senso mi dovresti togliere i 600 al numeratore? Perché dovresti togliere al numeratore i 600? Fammi capire bene, perché messa giù così non riesco a risponderti. Allora, andiamo avanti e cerchiamo di arrotondare. Allora, signori, chiaramente, viste le conformazioni del DSCR, come possiamo migliorarlo? Beh, per migliorare un indicatore
composto da due grandezze che vengono tra di loro rapportate, possono intervenire o sul numeratore o sul denominatore. I consigli sono alquanto banali, perché come faccio a migliorare il mio numeratore? Signori, volumi, ma soprattutto margini. Devo lavorare sui miei volumi, ma soprattutto su volumi che portano dietro dei margini. E ancora di più, sì, lavorare sulla bontà di eventuali crediti. Quindi attenzione anche a chi si vende, perché abbiamo detto che non basta vendere, perché quello non fa sì che la mia redditività vada sui conti correnti. Non si deve bloccare all'interno del capitale circolante. Infatti, il secondo consiglio è ottimizzare il capitale circolante. Attenti alla solvibilità dei crediti, attenti al magazzino, ove possibile ottimizzandolo. E chiaramente gestire al meglio il pagamento dei fornitori. E quando dico gestire al meglio il pagamento dei fornitori, intendo non finanziarsi con i fornitori e quindi utilizzarli come banca, ma ove possibile sfruttare la vostra capacità di far leva sui poteri chiaramente commerciali, e quindi allungare i pagamenti. Poi dopo, signori, i discorsi da fare sarebbero tanti. Attenzione, perché siccome tutto parte dall'EBITDA e la costruzione dei flussi finanziari parte di fatto dall'EBITDA, ricordatevi che nelle nostre aziende, soprattutto a conduzione familiare, nelle EBITDA aziendali vi possono essere dei utili travestiti da costi, compensi amministratori, piuttosto che leasing, che sono invece afferiscono a quelli che possono essere non lo so, l'auto che invece di diretto utilizzo degli amministratori, altri costi che sono degli utili che si travestono da costi. Ricordatevi che quelli, seppur non stiamo in alcun modo discutendo sulla modalità con cui i soci vogliono godere del frutto del proprio lavoro, quelli chiaramente inevitabilmente abbassano l'EBITDA aziendale, quindi di conseguenza i flussi di cassa della gestione corrente. Il vostro EBITDA ne esce gioco forza compresso dalla cosa, quindi state molto attenti. E poi, signori, come vi dicevo, va bene ottimizzare il capitale circolante, ma non utilizziamo i fornitori quale banche, se no abbiamo un serio problema. Allo stesso modo potrei intervenire sul denominatore. Come? Signori, la leva del costo del debito. Seppur siamo in un contesto in cui lavorare sul costo del debito significa veramente andare incontro a delle situazioni un po' pesanti, perché diciamo, abbiamo poco potere negoziale perché i tassi sono quelli che sono, ma migliorare il costo del debito senza ombra di dubbio mi abbassa il denominatore e quindi migliorerà il mio DSCR. Un altro modo per migliorare il DSCR e magari portarlo in un ambito che è quello dove è un DSCR da un determinato staging e anche da una determinata performance, è andare ad abbassare chiaramente il servizio del debito posto al denominatore. Come, ad esempio, verrebbe da dire allungando il debito, perché allungando il debito riduco le rate di fatto e quindi vado a migliorare il mio DSCR. Attenzione che l'allungamento del debito non è sempre la risposta a tutti i mali, perché potrebbe succedere di fatto che un allungamento del debito nel lungo periodo più che altro mi crei dei problemi finanziari, perché se io allungo un debito che magari finanziavo un macchinario, ma poi dopo un po' devo cambiare il macchinario e quindi devo farne un altro, mi porto in casa debito ancora ulteriore, quindi delle doppie rate, e questo è un rischio. Ricordatevi che il debito ha delle regole e le dovete rispettare tutte e quattro. L'allungamento del debito vi può sistemare una regola, che è il cash flow matching in questo caso, misurata dal DSCR, ma vi può mettere fuori uso le altre. State molto, 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 molto attenti. E poi un altro aspetto: se chiedo un allungamento del debito, dove siamo? Siamo nell'ambito di una forbearance. È una forbearance, signori, come abbiamo visto in questa slide, può portare a un declassamento, anzi, quasi automaticamente, visto che è un trigger espressamente previsto da quella che è l'appendice B dell'IFRS 9. Quindi state molto attenti a quello che si fa per portare a casa magari un indicatore e metterlo a posto, e attenzione a non compromettere altre situazioni. Allora, vediamo un po' che domande abbiamo ancora.
È corretto considerare al denominatore i soli oneri finanziari attinenti al servizio del debito medio-lungo in decalaggio? No, Angelo, al denominatore vanno messi tutti gli interessi, anche quelli a breve termine, perché udite, udite, anche quelli li paghiamo. Quindi al denominatore vanno tutta la totalità degli interessi, non solo quelli sul medio-lungo termine, ma tutte le uscite a servizio del debito, capitale e tutti gli interessi. Ok? Vediamo ancora. Andrebbero messe anche le linee a breve che scadono entro i 12 mesi. Sì, Andrea, se non ne sono previsti i rinnovi, sono d'accordo con te. Al denominatore andrebbero messe anche le linee a breve che non vengono più rinnovate nei prossimi 12 mesi. Signori, tutto il servizio del debito. Non vi limitate soltanto a pensare alle rate dei finanziamenti. Pensate a tutto il servizio del debito. Se avete delle linee che vi scadono e che non vi rinnovano e vi dovete andare a restituire, di fatto perché magari siete in rosso, anche quelle devono essere contemplate al denominatore del DSCR. Allora, abbiamo sforato in maniera veramente indegna il tempo. Io non so come fate ad essere ancora qua in così tanti, vi ringrazio veramente moltissimo. Doveva essere un focus di mezz'ora, l'abbiamo fatto diventare un focus di un'ora, per questo verrò chiaramente linciata. Ma allora, in DSCR, indicatore importantissimo, gli utilizzi che se ne fanno, avete visto, sono differenti. State molto attenti alla formula che utilizzate, al senso che sta dietro alla formula e chiaramente in base all'utilizzo che ne viene fatto, signori, utilizzate anche le soglie corrette che poi dopo pian piano vi riguardate nelle slide. Detto questo, il DSCR è importantissimo e sicuramente al giorno d'oggi è uno degli indicatori più importanti, ma sappiate che chiaramente quando ci presentiamo veniamo valutati su tutta una serie di altri aspetti. Quindi il DSCR va bene, ma teniamo in mente che l'impresa è anche tanto altro. Ok? Io vi ringrazio veramente moltissimo. Vediamo che ci è arrivata una domanda in extremis. Grazie a te, Andrea. Vi ringrazio molto, spero che ci possiamo rivedere in un'altra sezione e buona serata a tutti e grazie ancora per la vostra partecipazione. Le slide vi verranno mandate, quindi tranquilli. Grazie mille a tutti e buona serata.